Eccoci arrivati a Peio. Oggi siamo in un posto speciale. L'Elettra si sta vestendo e dormiremo qua, vista Val di Peio, veramente stupenda. Siamo in partenza da Peio Paese, destinazione Rifugio Viozza. Per renderla un po' più complicata, abbiamo deciso di partire dal paese e non dalla seggiovia. Io credo che il mio zaino pesi almeno 20-25 kg e non so se ce la faremo. Stiamo salendo sopra Peio Vecchia, abbiamo fatto 400 metri, 100 di dislivello. Ora stiamo andando a prendere il sentiero 105 che dovrebbe arrivare al rifugio. Manga Saline, non c'era nessuno, credo che fossero fuori con le mucche e in casa non c'era nessuno, quindi non abbiamo potuto comprare in casoletta. Ci siamo mangiati un panino. Il prossimo rifugio dovrebbe essere il rifugio dei Cemri. Manga Saline era 2100 metri, siamo partiti da 1500, quindi in un'ora abbiamo fatto 600 metri di dislivello. Ecco perché era così in piedi la salita. L'Elettra già in cammino, la pendenza non è cambiata. Vediamo se riusciamo a passeggiare di fianco un attimo. L'albero più vecchio del bosco. Siamo in arrivo al Dos dei Cembri. Non so l'altitudine, ma mi sembrava intorno ai 2300 metri. Non siamo saliti tanto. Abbiamo appena lasciato il Dos dei Cembri, saremmo stati qua un'ora praticamente, mezz'ora almeno. Quanto manca Elettra? 3 ore e mezza? Stiamo arrivando a una biforcazione. Quale sarà il nostro sentiero? Quello dritto che continua in piano? O quello che gira e va sempre con una pendenza del 40%.
sempre che tira il gruppo. Per una volta non siamo soli. Sembra di no, ma anche stato avanti. Secondo me psicologicamente ti stanca un po' di più. Ma vi lascio pure. No, no, ma infatti per quello che. E non mi venisce, vedete, passo costante. Sì, perfetto. Il vero galateo da parte degli uomini. Una salita, adesso la fame si fa sentire, l'elettra mi sta per svenire. Dobbiamo arrivare a un punto panoramico, alle nostre spalle il ghiacciaio, davanti a noi, non lo so. Ripartiti dopo la pausa pranzo, abbiamo mangiato due bei panozzi, un po' di cioccolata, bevuto un po' d'acqua. Adesso ripartiamo, che dovrebbero mancare due ore al rifugio di Oz. Eletta, mi sembra bella carica. Com'è, tutto a posto? Vuoi Powerade? No, Powerade? Vorrei sapere quanto manca. Ma un, te lo dico io, 50 minuti. Alle 3:30 siamo su. Allora... allora... 3206, non male. Siamo arrivati a quello che abbiamo sentito nominare più volte, il Brick. Brick. Ce la facciamo, eh? Dai che ce la facciamo. Sono le 3:30, 3:25, secondo me mezz'oretta dovremmo essere su. Tutti inizia a sentirsi. Sono le nuvole che si muovono velocissime. Stiamo per arrivare al Dioz. L'abbiamo visto, non manca tanto, fa freddo, è anche un po' più avvicinato, ma è una cosa leggerissima. Ci siamo quasi, dai. Oh,
stiamo per arrivare al Vioz. Sembra vicino, è molto vicino. Cammino 13 km, siamo arrivati al rifugio Vioz. Ce l'abbiamo fatta! Questo è il rifugio sotto, piano di sotto dove c'è la sala. Adesso andiamo nella nostra stanzetta dove ci sono i letti. Stiamo un po' colonizzando qua la zona. Questi sono i nostri due lettini. Questa è la vista. Bellissimo. Non male. Abbiamo preparato i lettini. Direi che siamo pronti. Ci siamo cambiati. E possiamo andare nella sala a berci una bella Radler. O birra, non so, ormai birra. Allora Letta? Fame. Fame? Salute, salute, evviva! Appena sentito freddo. Alla piana. Che è questo? Allora, siamo a cima Vioz. Ovviamente non potevamo accontentarsi di arrivare alla croce, siamo arrivati in cima e devo dire che ne va la pena perché si vede bellissimo. Stiamo lasciando il rifugio Vioz e ora si torna a Peio. La strada che faremo è la stessa. Si batte!
tornati al DOS dei Cimbri. Ho lasciato andare l'Elettra con calma perché gli è venuto male al ginocchio e non volevo mettere pressione, quindi adesso vado qua, scarico lo zaino, metto a caricare un po' di cose. Guarda che la vedo che scende e arriva 10 minuti qua. Abbiamo appena lasciato il DOS dei Cimbri, abbiamo salutato Dario, abbiamo conosciuto il rifugio Viozza in cui abbiamo passato una bella serata ieri. Una bellissima persona. Ciao Dario, grande, alla prossima. Salita? La salita meglio della discesa. Il rifugio? Bellissimo. No, cioè buono che non sia stati male. Abbiamo più o meno dormito. Più o meno mangiato. Io ho mangiato. Allora, questa scalata stamattina alle 6 è stata bella.